Ciao ragazzi, io sono 1,125 m, siamo qui su Overpass, partiamo subito con la carriera, non vi faccio vedere il garage, ma invece ve lo faccio vedere, il mio garage sarà composto da un pilota e ho deciso di utilizzare questo Polaris, dovrebbe essere il Polaris, sì, con la livrea Red Bull, perché secondo me è il migliore. Ci sono altre marche, ci sono anche altri DLC che si possono prendere, c'è Suzuki, ma secondo me Polaris è... ci sono anche altre cose da comprare, ma non ve le faccio vedere per il momento perché tanto non... cioè, ve lo fate vedere alla fine, non si possono comprare, quindi molto bello questo qui, ma non lo posso usare, quindi ci prendiamo quello Red Bull che è più bellino. E niente, andiamo a farci la nostra carriera col nostro pilotino che è questo, andiamo a vedere come si comporta. Ah, una cosa prima di iniziare la stagione, che posso prendere i contratti con dei sponsor, quindi firmiamo con questo qui intanto perché ne abbiamo almeno uno che ci dà due soldi, ma tanto non so se mi dà per ogni posizione sul podio, quindi va bene, devo finire sul podio, vado a farmi la prima sfida. Ok, primo ostacolo da saltare in qualche modo, devo cercare di non fare danni, ho anche il differenziale bloccabile, ma non c'è bisogno per questo. Seconda sfida, questo potrebbe essere più problematico, no? No, invece non è problematico per niente. Bello, mi piace a me il rock crawling. Non so perché mi piace, ma mi piace. Ok, altra sfida. Ma molto semplice, dai. Questa non è per niente difficile. Ok, questo è un classico del rock crawling. Quella basculante. Devi aspettare che si abbassa e poi vai. Perfetto. La rampa basculante è un classico. Rampa basculante, anche questi pezzi... Oddio, questi sono tronchetti messi così. Devo andare piano perché non vorrei rompere le sospensioni. Ci sono i danni e quindi è un po' un problema. No, ho toccato la bandierina, mannaggia a me, mannaggia. Mi è arrivata in scivolata e ho toccato la bandierina, porca di quella miseria. Sono penalità, le bandierine. Ma che sfiga, per quei 2 secondi di penalità mi hanno dato il terzo posto. Ma che sfiga c'ho, scusami. Ah, ma in questo gioco ci sono pure gli sconti. Offerta a tempo limitata, vai, selezionala, confermo l'acquisto. Non so se... già me l'ha comprato, ok, perfetto. Devo solo trovare uno sponsor migliore perché questo qui mi paga veramente poco. Io vado a farmi, qua c'ho il miglioramento, quindi qua posso andare a sbloccare i miglioramenti del telaio che posso andare a fare altre gare. Vado a farmi questa qui di miglioramento, così magari... ah no, solo così, hai sbloccato un nuovo articolo, il miglioramento della Moto Air FX. Fatemi vedere cos'è sto Moto Air FX. Ah, ok. Cioè, in pratica mi sblocca, mi aumenta la resistenza, che è una cosa che voglio subito, su cui voglio investire. Va bene, ho capito come funziona. Oh porca miseria, ma ci sono i danni da riparare, quindi devo investire soldi anche per riparare le cose. Come si fa a riparare? Riparazione. Corri con il veicolo senza ripararlo? No, ripara. Ah, ma c'ho pure i kit. Oddio, ma come c'ho i kit? Potrei anche correre con questo qui al 10%. Vai, ripara. Se disponi, puoi usarlo per riparare gratuitamente un veicolo. E se non ce l'ho, che faccio? Fai vedere. Il veicolo, fatemi leggere. No, ho deciso che non lo riparo. Lo riparo dopo. Così poi vi faccio vedere cioè gli ATV, quindi i quad. Ok, prima rampa, la devo fare piano piano che posso utilizzare anche. Mi slittano un po', eh. Quando slittano è meglio decelerare. Ok, ho bloccato il differenziale e sono partito. E qua che devo fare? Scusami. Gli passo sopra? Aspetta che blocco di nuovo il differenziale, tanto non mi serve girare tantissimo. Qua c'ho pochissima trazione, non capisco se devo passargli sopra o posso girarle. Vabbè, ho scelto la via più difficile forse. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Mo' qua l'acqua. Scusi, con l'acqua, mo' che faccio? Toglimi il differenziale, se no non gira. Ok, passo nell'acqua. Ci sta, l'acqua non è fatta però, non mi fa impazzire, eh. Ho visto acque più belle. Oddio, tronchi, 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 tronchi. Vai, così. Oddio, ho rotto qualcosa. Ho danneggiato un po' la ruota davanti. Avete visto che si illuminava? E ho danneggiato anche quella dall'altra parte, ovviamente. Perché se no non ero contento. Devo danneggiare sempre qualcosa io. Ok. Usciamo così, fammi vedere. Devo andare a destra. Va bene. Ce n'è subito un altro. Bello, tecnico. Mi piace a me il rock crawling. In America è uno sport che ha anche un suo perché. In Italia non conosco se lo fanno o meno. Vai, un po' più piano. Vai, vai, vai. Fallo abbassare. Ok. Perfetto. E ritorniamo in spiaggia, molto bella, mi sta piacendo, cioè da giocarselo così, arcade, sarà magari un simulatore, ma non lo so, vorrei portarlo anche nella... Vediamo se col volante va lo porto sulla roleplay. Ok, un po' di rock crawling, lo facciamo così, col bloccaggio del differenziale, l'abbiamo fatto in tranquillità, solo che ora la macchina non mi gira, questo non è una macchina comunque. Oddio, qua come caspita devo salire, guarda che gli hanno messo, guarda che bella sta zona, mi piace tantissimo.
Solo che poi scendo così, bella, bella. Poi sta a me decidere che percorso fare. Io potrei pure passare sopra questi tronchettini. Chi guida decide dove andare. No, aspetta che devo andare da... forse ce la potevo fare a prendere l'oro, guarda. Se non avessi fatto un paio di errori, ce la potevo fare sicuramente a prendere l'oro. Vai. Ok, non andiamo troppo. Non ce la fa salire. Aspetta, vediamo se riesco a farlo sbloccare. Vai, ti prego, ti prego, ti prego. Sali, 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 sali. Solo che non giro un corno col 4. Col differenziale. Guarda, l'ultima parte è quella più difficile. Per poco non prendevo l'oro. Dai, prenderemo l'argento, dai. Ci accontentiamo. Per poco non ho preso l'oro. Questa è difficilissima come parte, eh. Ok, più gas. Perché si è andata impegnare in questa parte qui? C'ho il corpo rosso, quindi il corpo macchina si è un po'... Peccato, peccato, potevo finire direttamente con l'oro. Peccato veramente, ci prendiamo l'argento e ce lo portiamo a casa. Ok, qui puoi guidare solo con gli ATV, però non mi ha fatto riparare il tizio, quello lì che c'ho rotto. Ce n'ho uno rotto, ce n'ho, fammelo riparare. Sarà il caso che lo posso riparare, guarda, questo qui, come si fa a riparare? Non si può riparare di qua? Che bella cosa, e non si può riparare, quindi niente. Finché non... una gara... perché sennò tu fregheresti il gioco utilizzando le gare a TV. Cioè, questa qui è una gara solo per i quad. Quindi tu devi usare i quad. Non puoi fregarlo dicendo prendo un'altra cosa. Ok, abbiamo anche i quad. Io avevo scelto questo. L'Arctic. No, questo qui, ma questo qui, che almeno aveva il differenziale. Vedete, questo Yamaha pure qui è bellino, ma non ha il differenziale. Mi potrebbe sempre servire. C'è il Suzuki, ma lo vedo un po' più pesantino. Ha più potenza, ma lo vedo un po' più pesantino. Invece questo qui lo vedo un po' più... come dire, un po' più adatto a me. Quindi prenderò questo qui. Vedete, i quad sono diversi. Inoltre puoi controllare anche la posizione del pilota. Ma sarebbe meglio che me la controllasse lui. Ok, già non mi sento molto bravo a guidare coi quad. Ok, scendiamo. Il quad è diverso. Ti permette di affrontare diversamente gli ostacoli. Buttalo all'interno per non farlo cadere. E devi controllare anche il pilota. Ecco perché dico, forse non si può giocare questo gioco col volante. Perché come fai col volante a controllare il pilota? Sì che il quad non c'ha neanche il volante. Dici tu, boh, lo fai solo con quell'altro, sistema. Non saprei. Allora, intanto cerco di affrontare bene questa sfida, cercando di rimanere nei limiti. No, porca di quella miseria, risali in moto. Ah, bello, bello che almeno non ti dà penalità. Purtroppo qui ci può stare, col quad si può cadere. E quando cade, il pilotino vola via. Se sei ad alta velocità, è normale che possa tu perdere il controllo del mezzo e ribaltarti. Vedete qua adesso, in questo momento sono bloccato. Blocco differenziale e mi tiro fuori dalla situazione. Il blocco differenziale è di una comodità unica. In queste situazioni qua il blocco differenziale è qualcosa che ti dà veramente tanto. Anche se non gira per niente, non gira. Ok, non doveva cadere, porca miseria. Non è facile sta zona qui, eh. Ok, cambiando strada sono riuscito a passare. Almeno questo, dai. La strada la scegliete voi. Non c'è un percorso migliore. Cioè, c'è un percorso migliore, ma sta nelle capacità di chi guida poi definire il percorso migliore. Qua per esempio mi sono andato a bloccare perché ho visto che era brutta strada e la sono andata a prendere lo stesso, perché mi slitta. Devo salire forse un po' più da sinistra. Il trucco adesso ho capito qual è non dare gas. Me l'aveva detto, ma io dico vabbè, io sgaso quanto mi pare, alla moto è la mia, spacco quanto voglio. Invece no, meno gas dai e più hai possibilità di salire su... Sì, nella realtà è così. Non pensavo fosse simulato così, però. Oddio, aspetta che mi sta cadendo. Non pensavo fosse simulato così tanto. Cioè, meno gas dai e più hai possibilità di tirarti fuori da situazioni imbarazzanti. C'è questo ostacolo qui che non riesco a superarlo in nessun modo. Cioè, ci sto lottando sopra. Ho provato differenziale, controdifferenziale. Ho provato ad andare piano. Cioè, ho provato a dare un po' più di gas, un po' meno di gas. Niente, arrivo a un certo punto e inizia a slittarmi, non riesco a salirlo. Probabilmente dovrei prenderlo più laterale. Però quando poi arrivo qui non riesco più a uscire. E questo ostacolo qui non mi sta facendo andare avanti. Ce n'è uno solo e mi sta facendo impazzire. Allora, qui c'è un bivio, non so da quale prendere. Io provo a sinistra, ma non saprei. Sono caduto, porca miseria. Meno male che cade e poi comunque c'è dei salvataggi che mi aiutano. Devo provare, allora lì la strada è troppo ripida. Allora blocchiamo il differenziale, proviamo a passare qui dalle rocce. Solo che col differenziale bloccato non gira neanche a pagarla sta moto. Allora vedete qua, sulla sinistra è tutto sabbioso, ma sulla destra c'è un po' più di ciottolame. E quindi io dovrei riuscire a salire qui su questa
su questa zona qui, ma neanche per il cavolo, eh. Non capisco perché non devo sempre bloccarmi. Cioè, in teoria la parte di destra mi sembra più fattibile che la parte di sinistra. Aspetta che devo forse prendere un po' più di rincorsa. A volte forse conviene andare di cattiveria. Così, di cattiveria così, dici? Fermati. No, ce l'avevo quasi fatta. Devo forse prendere una rincorsa maggiore. Porca miseria, sto distruggendo tutto. Mi serve più cattiveria, mi serve. Ok, vai così. Questa la devo fare di cattiveria. Ho capito che forse non c'è un sistema corretto per salirla. Ok, dovrei esserci. Se solo... Ok, spingo il peso in avanti così do trazione alle ruote anteriori. Ok. Niente, mi stavo ammazzando lì e ci ho perso un sacco di tempo, ma... Vabbè. Ma intanto credo che devo utilizzare la forza brutta proprio d'accelerazione così, d'inerzia. E poi mi devo buttare su questa... Su questa, perché non mi va... Cioè, anche con poco... Con poco acceleratore non riesco a... Certe volte penso che... Oh, boh... Non ho capito un bel niente di questo gioco. Perché non riesco... Forse devo salire qui sopra e poi prendere un'altra spinta. Come ho fatto prima, no così però, no così. Forse devo fare... Boh, non lo so, sto provando. Quello diceva 4 minuti che ci volevano. Sono qui da 15. Cioè, altre strade non ce ne sono. Questa è l'unica percorribile. O di là o... Cioè, io penso che devo salire qui e poi poggiarmi su questa pietra. Ma non me lo fa fare, in nessun modo. Anche prendendo le rincorse non riesco proprio a gestirlo. O forse devo... Devo mettere il peso tutto sull'anteriore e accelerare piano. Vediamo se accelero piano. Oddio, col peso sull'anteriore... Ah, quindi... In salita è meglio utilizzare il peso sull'anteriore... Ok, fermati. Quindi, ok, ci sono. Quindi ho capito adesso una cosa. In salita, peso tutto sull'anteriore. Vedete qua, sposto il peso del personaggio. Peso tutto sull'anteriore, poi massima potenza e provi a salire. Forse non massima potenza, però. Devo capire bene come funziona sto quad. Io lo odio. Lo odio, l'ho odiato dal tutorial. L'ho odiato. Ah, qui non so proprio come fare a fare 4 minuti. Come cavolo vi è venuto in mente di fare 4 minuti? Che ci ho messo 18 minuti, ci ho messo. Ah, non mi fa l'idea. Sembra piccolo, ma non sale la moto. Bella sta zona, mi piace, mi sta piacendo. Molto più bella di quella di prima, anche se ci sono dei tratti un po' troppo ripidi. E quindi devi lavorare tanto col peso del pilota. Mi sei spostata... Ok. No, fermati, non cadere adesso. Ok, che da questa parte ne usciamo in qualche modo. Buono. Cioè, mi è piaciuta questa. Questa un po' la devo fare un po' di potenza, di cattiveria. Ok, qua ci hanno messo il masso proprio in mezzo alle scatole. Cioè, la natura l'ha messo? No, non cadere adesso. No, se mi devo fare tutto. Ok. Perfetto. Ma qui come caspita ci passo che le rocce sono più grandi della moto? Devo per forza salire un po' e arrampicarmi come un canguro? Ma mi sembra un po' strano. Non c'è un'altra strada? No, perché qui c'è la... È delimitato. Quindi mi devo lampicare come i canguri. Vai che sono arrivato. Mannaggia se è stata difficile. Ma come l'ho fatta a farla in 3 minuti e 34 che io ho fatto il doppio ho fatto. Ok, non sono bravo con i quad. Lasciamo stare i quad perché è veramente impossibile. È veramente difficile sto caspita di quad che non va da nessuna parte. Poi ritorniamo su questi che sono più facili da guidare secondo me. Questo è il Polaris. Il Polaris non so cos'è, un quad. No, non si chiama quad, si chiama in un altro modo. C'ha una sua, ma non mi viene in mente adesso. SVC. Oddio, ho toccato un birillo. Non bisogna toccare neanche i birilli, vero? Mi sono dimenticato che non dovevo toccare i birilli. Devo guardare 2000 cose, devo guardare. Almeno questo è un percorso, almeno capisci dove devi stare, dai. Oddio, questa cos'è? La zona strana, la zona fangosa. Così da sporcarli un po', da non far vedere le pubblicità, insomma. Guarda qui che zona schifosa che è questa. Questa è bella. Secondo me qui uno si potrebbe veramente divertire. E prima mi ha dato taglio ostacolo, ma c'ero passato in mezzo alle due bandierine. Forse devo prenderli per forza così. Ok, qua c'è la rampa basculante che ormai dovrei essere abbastanza esperto. Ok, così. Mi ha dato 10 secondi in più perché ha detto che ho tagliato. Non avevo tagliato comunque. Allora, qui prima ha detto che avevo tagliato. Io non avevo tagliato comunque. Non dire stronzate. Infatti mo non me l'ha dato. Non ho capito perché prima me l'ha dato, adesso me l'ha dato. Boh. A me questo dei tronchi mi piace tantissimo, lo fanno anche nella realtà, lo fanno molto lento. Però mi piace tantissimo questo dei tronchi. Oddio, sti barilotti non è che sono pieni di esplosivi. Che se li tocchi salti in aria. Bello però, questa parte qui è tecnica, mi piace. Peraltro lì davanti spero che di non dover entrare o salire su quei cosi. Invece mi sa che devo entrarci dentro. Ok, abbiamo anche la parte tunnel, insomma.
Quando avete un buco vi ci infilate. Perfetto, mi piace questa cosa qui. Molto, molto bello. L'unica cosa che non mi piace, sapete qual è? Ok, qua c'ho le balle. È che devo farlo 3 volte. Ma perché devo farlo 3 volte? Scusami. Che rottura di scatole ripetere le cose. Io già non... Cioè, è che cavolo. È come se guardare il telegiornale 10 volte. Cioè, per me le notizie quelle sono. Insomma, non lo so. O guardare un... Cioè, alcuni film li guardo diverse volte, ma non tutti. Alcuni film guardarli diverse volte non ha senso. Vai, fallo cadere. Ma guarda tu se la rampa come doveva non basculare. Vai, bascula, bascula. Bascula, ok, perfetto. Non c'è niente da fare comunque. Questo Polaris vado che è una bellezza, eh. Sarà che c'ho la Red Bull e quindi mi dà un colpo in più, però col Polaris vado che è una meraviglia. Ok, ecco una parte che mi piace, una parte tecnica con dei tronchi. Questa mi piace. Però sempre 3 giri, perché... Questa poi, anche con questo fatto qui che c'è questo... Cioè, mi sta piacendo questa pista qui. Però, aspetta, se... Non capisco se è un gioco di rock crawling o meno. Allora, simulatore non è, perché comunque è molto è molto arcade. E ci sta, però, dipende quello che uno cerca. Se fosse stato simulatore, forse l'avrei preferito anche di più. Ecco, anche questo mi piace come sta. Allora, questi ostacoli qua, artificiali, mi piacciono tantissimo. Anche quei certi naturali, quando sono in quelle zone lì dove ci ho perso 18 minuti, però mi è piaciuto lo stesso, anche se sono arrivato ultimo, perché mi ha fatto divertire. Però ripetere le cose 3 volte, no, ti prego. Ok, prima ci siamo passati dentro, ora ci passiamo sopra. Niente di più semplice. Basta solo mettere il differenziale un attimo. Ok, è molto molto semplice. Qua le gomme sono belle perché sono entità singole, quindi ti rompono le scatole una con l'altra. Oh, almeno mi hanno dato un sacco di soldi, posso comprarmi un sacco di cose, dai. Ho preso un bel po', ho preso. Vittoria schiacciante perché ho vinto tutte e 3. Mamma mia, bello, bello. Ok, questo sponsor che ho firmato mi offre un telaio gratis. Ok, prendiamolo, scusami, è gratis. Mi metterà resistenza anche al massimo, c'ho il Polaris migliore del mondo. Non so solo una cosa, ma gli ATV, questi qua che avevo scelto? Io avevo scelto questo. Il telaio... Sono gli stessi quindi le cose. Solo che qui mi costa 3.000. Però io lo metto poi, se mi servirà. Sospensioni non ho sbloccato niente, no? Ok, no, però se mi serve qualcosa, almeno so che ho dei soldi da parte che posso fare. Facciamocene un'altra ancora. Ah, mi dà il Grizzly della Yamaha, bello! Andiamo a vederlo sto Grizzly nella Yamaha, che magari è migliore di quello che sto usando adesso, ecco perché non riesco a guidarlo sto coso. Me lo dà 11.000, porca miseria, non è manco, cioè non è neanche, cioè già lo Sportman lo so che è molto usato, anche questo è il Raptor che è veramente bello, solo che è a cambio manuale. Vabbè, no, tanto noi gli ATV non... I quad non ci piacciono. Oddio, che è sto schifo qua dove dobbiamo immergere? Siamo sicuri che non ci siano batteri, cose? Che è sto schifo? Mamma mia. Ok, comunque, questo è un tracciato che mi piace. È uno di quei tracciati dove tecnici, dove tu devi passare delle zone complicate. E questo mi piace. Allora, qui poi devo salire come un pazzo. Quindi massima accelerazione, altrimenti si ferma. E poi giro e scendo. Mi piace, mi ricorda un tracciato che c'è nel moto... MXGP, guarda, molto tecnico. Questi sono i tracciati che mi piacciono, quelli tecnici, dove ci sono degli ostacoli da superare. Correre anche se con questo mezzo qui mi piace, con il quad, quindi che non mi fa impazzire, non so perché. Il quad non mi fa impazzire. Qua non so dove è la strada. Questa è una cava, molto bella l'ambientazione. La scelta di una cava hanno fatto proprio... Veramente hanno fatto bene a sceglierla, perché di solito queste cose ci sono anche in Europa. Io l'ho visto sempre con i camion, non so se ci sono anche con questi mezzi. E sono sempre in cave, miniere, zone abbastanza difficili. Mi piace. La zona della miniera, questa zona qui di questa cava, non miniera, è forse quella che più mi è piaciuta per ora. Ah, ma siamo sempre in questa cavolo di cava, di miniera, cava, è una cava. Bello, mi piace allora. Ed è un po' più notturna. Quindi c'è un ciclo giorno-notte. Io non l'avevo ancora visto, ma è più tramonto adesso. Bello, bella anche che bisogna salire così cattivi. Queste mi piace, per esempio, perché un solo giro la devi scoprire così e ti piace. Cioè, bello, bello. Macchinari, ok, ci stanno. Qui devi scegliere la strada migliore, ma tanto con questo mezzo non è che ci vuole tanto. La strada migliore è quella che c'hai davanti, non devi considerare niente. Bella sta, questa mi piace. Forse questa è la mia preferita, maledetta bandierina. Forse questa è la mia preferita per ora, eh.
Questa è, penso che sia stata... No, no, dai. Vabbè, quando questi qua sono mezzi leggeri, si bastano una persona per rimetterli in forma. Questa penso sia la cosa la più bella in assoluta. Non so quel macchinario poi come faranno a toglierlo da questa... da questa merma dove l'hanno messo, però va bene. Questa penso sia il più bello in assoluto. Sì, questa è la mia prova carriera più bella che abbia mai fatto finora. Oddio, guarda questo! Guarda questo che figata che è! Questo è bellissimo, questo è bellissimo! No, l'avevo detto, questa forse è la più bella in assoluto di tracciato, di prova che abbia fatto. No, no, no. No, porca miseria, mi si è ribaltato. L'ho presa male, l'ho presa. Stavo un attimo deconcentrato. Però penso che sia la più bella in assoluto. Penso che sia quella che più mi ha fatto divertire finora. Anche l'ambientazione, i raggi del sole. Ci sta tantissimo, ci sta questa. Caspita, due tronchi che cerca di non cadere. Perfetto, ce l'ho fatta. Guarda, prima eravamo lì sopra, adesso ci passiamo sotto. Veramente, veramente carino questa parte qui. Mi sta piacendo tantissimo. Mi sta... Sì, questo è il più bello. Più bello in assoluto. Ok, questa è tipica Red Bull. In tutte le competizioni di Red Bull c'è una curva da affrontare in questo modo. Bella anche questa. Sta diventando buiissimo. Il tempo scorre più veloce di quanto pensassi. Quindi qua devo scendere. Non ho capito quanto è lunga questa pista, però... Mi sta piacendo, almeno non devo fare tre giri tutti uguali. Mi sta piacendo tantissimo questa. Oh, finalmente mi ha dato le sospensioni. Quindi, le sospensioni, però non mi ha dato la parte della coppia. E peraltro io ne ho alcuni. Ah, li posso comprare finalmente. Ma non convengono. Cioè, ne ho alcuni. Questo già sarebbe migliore. Anche questo, Polaris è una marca famosissima nel settore. Sì, io vorrei questo. Anche Yamaha, però Yamaha scende un po' troppo. Già questo mi piacerebbe tantissimo. È sempre quello. Però questo è turbo, quindi va bene, mi sta piacendo. Vuoi lasciare il garage? Sì. Ragazzi, io non lo so, mi fermerei qui. Io spero che il video, fatto vedere un bel po', ci sarebbe da fare questa, che dovrebbe essere la World Final. Quasi quasi me la faccio, ve la metto in questo video. Sì, dai, faccio vedere questa parte qui. Ve la faccio vedere così finiamo un po' tutto. Solo che non mi fa accedere. Vai al garage, no, non mi fa accedere. Perché non me la fa accedere? Qua ho vinto e mi ha dato, vabbè, mi ha dato dei guanti rosa che non metterò mai. Non mi fa accedere a questa. Non so come si fa a accedere, probabilmente devo completare tutte le sfide, quindi ce n'è un bel po' da completare. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto conoscere un gioco nuovo. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di condividere e di lasciare un pollice in su. Devo fare 7 di 12, ok, ho capito come devo fare, devo avere 7 di 12 coppe. Noi ci vediamo nelle prossime puntate, ciao ciao!